Buongiorno ragazzi, con questa lezione ci occupiamo della lezione 7 del libro a pagina 82, ovvero la Grecia arcaica e la nascita della polis. Noi ci eravamo lasciati prima di questo stop forzato con lezione 6, i cretesi e i micenei. Vi invito a ripassare, a ridare una letta alla lezione 6 a pagina 74, i cretesi e i micenei, che sono stati gli ultimi argomenti che abbiamo fatto in classe, perché costituiscono la premessa per poi affrontare meglio il capitolo che adesso vi spiego. Ricordiamo che i cretesi sono stati i padroni del Mediterraneo, come scritto nel libro, dei grandi commercianti, e di loro si ha notizia soprattutto anche da un punto di vista del mito. Abbiamo rivisto il Minotauro, abbiamo visto anche le storie riguardanti Minosse, ma cercate di ricordare che sono state una grande popolazione al centro del Mediterraneo, proprio con centro Creta, l'isola di Creta, e dal 3000 avanti Cristo fino circa al 1400 avanti Cristo, con i vari periodi minoico antico, minoico medio e minoico recente. Hanno commerciato anche e soprattutto l'olio che producevano. Ricordiamo poi anche le tre diverse forme di scrittura, ma soprattutto quello lineare B, che è il più famoso. Un altro aspetto fondamentale è la policentricità di questo popolo. Cosa vuol dire? Che era formato da vari piccoli centri, soprattutto le città, che si accorpavano attorno ai grandi palazzi che fungevano da palazzo del potere, da uffici, da forni, da archivi, da magazzini, da laboratori, da frantoi, da proprio centro città. Carattere che poi viene anche ripreso dalla civiltà micenea, la civiltà degli Achei, che costruivano queste sorte di palazzi soprattutto con vocazione difensiva e militare, creando proprio delle cosiddette città-stato con l'acropoli, la città alta, come per esempio Micene, Argo e Tirinto. Ricordiamo che è proprio Micene che dà il nome al popolo dei Micenei, che vengono anche chiamati spesso Achei. Gli Achei, rispetto ai cretesi, che commerciarono, si espansero soprattutto da un punto di vista commerciale delle rotte di scambio dei beni, effettuarono un'espansione maggiormente di tipo militare e offensivo, andando per esempio ad occupare le isole dell'Egeo, le coste dell'Asia Minore, della Siria, della Tracia, che è la parte del nord-est della Grecia. La guerra, infatti, la famosa guerra di Troia, è proprio effettuata dagli Achei stessi. Senza restare ancora molto sulla tematica dei Micenei, di cui abbiamo già parlato a lezione, volevo solo sottolineare proprio la periodizzazione storica, ovvero che il periodo dei Micenei è più tardo e quasi successivo all'epoca d'oro dei cretesi, perché il Miceneo primo, il primo periodo dell'epoca degli Achei, va dal 1500 avanti Cristo e arriva fino col Miceneo terzo, alla fine del Miceneo terzo, con il 1150 avanti Cristo. Quindi è nella fase già conclusa del grande periodo cretese. Anch'essi inoltre hanno subito le invasioni dei popoli del mare di cui ho parlato nella lezione precedente. La tematica invece di questa lezione è proprio la Grecia arcaica e il Medioevo ellenico. Cosa si intende per Medioevo ellenico? Solitamente il termine Medioevo viene utilizzato per indicare l'età di mezzo, quella dalla caduta dell'Impero Romano 476 d.C. fino alla scoperta dell'America, ovvero 1492 d.C. Ma spesso con il Medioevo, che è un termine dato effettivamente dagli storici, si intende un periodo di decadimento. Seppur poi il periodo medievale viene visto come non un periodo di complessivo decadimento, bensì come un periodo travagliato di alti e bassi che ha portato anche grandi evoluzioni, il Medioevo ellenico viene inteso come tale in quanto come periodo di caduta, di declino,
perché? Perché non abbiamo fonti scritte, non abbiamo grandi attestazioni archeologiche, perciò si sa molto poco di questo periodo. È un periodo che, dalle poche informazioni che abbiamo, pare che fosse caratterizzato non da un'unità centrale dei vari popoli, ma da una costellazione, potremmo dire, di piccoli centri governati da magari un capo, da un basileus, anzi da un basileus, un sovrano affiancato da una classe di guerrieri. Quindi erano piccole comunità accentrate davanti a una figura importante. Questo sovrano era affiancato anche da delle assemblee, da alcuni individui in mostra, rilevanti della società, che potevano dire la loro, ma che poi non ponevano dei veti, non erano vincolanti, quindi comunque il Basileus poteva decidere effettivamente cosa fare. L'economia era agricola e pastorale, di semplice sussistenza, e l'aristocrazia guerriera era la sola proprietaria dei terreni e delle mandrie. Questo vuol dire che non c'era un surplus utilizzabile per commerciare molto con le comunità esterne. Quindi il cibo, l'agricoltura, i prodotti che si producevano bastavano proprio limitatamente al soddisfacimento dei bisogni primari. Una delle principali fonti di ricchezza invece di questo gruppo sociale, al cui interno era molto diffuso l'uso dello scambio di doni come pratica sociale, erano comunque le razzie a danno delle popolazioni nemiche. Questo tratto, potremmo dire, guerriero, gli accomuna con gli Achei. Però chi sono questi popoli? Allora, vediamo un attimo. Durante il Medioevo ellenico si ha un calo di informazioni proprio degli Achei, dei Micenei. Perché? Perché questi vennero soppiantati da una discesa di vari popoli, simili ma non uguali. I palazzi dei sovrani Micenei, infatti, vennero distrutti e poi non vennero più ricostruiti. Vediamo, si determina il cambio di periodo proprio alla fine dell'età del bronzo e l'inizio dell'età del ferro proprio con questo periodo, il XII secolo avanti Cristo. Tutti questi cambiamenti vengono attribuiti dagli storici alla discesa dei Dori, un popolo di origine indoeuropea proveniente dal nord della Grecia. Questa discesa provocò una nuova distribuzione nella penisola ellenica, quella che è la Grecia, che fa anche parte la penisola del Peloponneso, delle popolazioni che già vi abitavano, per esempio come i Micenei, e che appartenevano alla stessa etnia greca, ma si distinguevano solo, soprattutto anche, perché parlavano un dialetto greco diverso. La Grecia dovete immaginarvela così distribuita. A nord gli Eoli, che si stanziarono nella zona della Tessaglia e della Beozia, gli Ioni al centro, nella regione dell'Attica e dell'Eubea, e i Dori al sud, Peloponneso e Creta. Successivamente a questa discesa nella penisola greca, abbiamo poi un'espansione attorno circa al 1000 a.C. di queste popolazioni sulle coste dell'Asia Minore. Cosa sono le coste dell'Asia Minore? Prendete in considerazione la Turchia e scendiamo verso anche tutto il Libano, Israele, fino ad arrivare in parte anche quasi fino all'Egitto, ecco, potremmo dire, dove si costruirono le città di Mileto, di Efeso e di Smirne. Andando a confrontarsi con altre popolazioni, nacque in queste popolazioni, che erano abbastanza refrattarie nel coniugarsi, nell'unirsi, invece un senso di identità, perché si rendevano conto di essere accomunati da cultura, da elementi, soprattutto anche linguistici, molto simili, sebbene un po' differenziati. È da questo momento che iniziarono a chiamarsi Elleni. Noi utilizziamo il termine greci per dire che sono una popolazione della Grecia, ma questo è un termine dato dai romani successivamente, invece sono i termini Elleni, ok? Come veniva anche chiamata Hellas
la Grecia, come appunto probabilmente qualcuno saprà già a causa della assunzione del nome dalla squadra di calcio Hellas Verona. Le poche informazioni di questo periodo possono essere recepibili dalle fonti archeologiche, ma dalle poche fonti scritte, per esempio dell'Iliade e dell'Odissea, che dovrebbero riferirsi all'età micenea, ma che poi in realtà per la data di stesura del poema, ma anche dei poemi, ma anche poi dalle caratteristiche antropologiche che esse rappresentano, dovrebbero più che altro riferirsi a queste civiltà più tarde. Questo periodo di, potremmo dire, secoli oscuri trova la sua fine all'incirca nell'VIII secolo a.C., momento in cui inizia questa nuova età chiamata dagli storici età arcaica, l'età primaria, potremmo dire la preistoria, della popolazione greca in senso stretto, che va dall'VIII secolo al VI secolo a.C. A questo periodo, infatti, risalgono le prime testimonianze di una nuova scrittura, non più accomunabile al lineare B, bensì il greco basato sull'alfabeto fenicio al quale i greci avevano aggiunto le vocali. L'VIII secolo a.C. poi è stato uno dei periodi più innovativi in tutta la storia greca, perché proprio in quel periodo nasce la polis, che in plurale si dice poleis. È il termine con cui si designa la città, le città-stato della Grecia. A pagina 84 e a pagina 85 potete trovare due pagine di cultura e di epica, potremmo dire, che sono molto utili e interessanti per andare a ripescare quello che potrebbe essere il serbatoio letterario di fonti storiche di questo periodo. Noi sappiamo appunto, ma avete anche affrontato probabilmente alle medie, l'Iliade e l'Odissea, conosciamo questa letteratura epica che è attribuita ad Omero, ma che molto probabilmente, anzi gli storici sono molto convinti di ciò, che sia una sorta di unione, di fusione, di melting pot tra tutto ciò che è stato tramandato dai cantori che giravano per vari secoli, si pensa circa 5 secoli, per la Grecia e che portavano la memoria dell'antica popolazione, degli antichi popoli. Ecco, questi erano gli Aedi. Sicuramente potrebbero tornare alla mente Achille, poi la guerra di Troia, Ulisse, sono tutte tematiche che sicuramente avrete affrontato e che perciò non vado a ripercorrere. Per chi fosse interessato, pagina 84-85 comunque sono ben esposti. Abbiamo parlato prima delle origini delle poleis, che risalgono al Medioevo ellenico. Perché si crearono? Perché in assenza di un forte potere centrale, quindi immaginate di una monarchia, una grande monarchia, un grande stato, un grande governo, e solo delle piccole identità staccate l'una dall'altra potevano amministrare il piccolo territorio circostante. Mentre dall'VIII secolo si verificò una evoluzione di queste poleis. Da una parte l'aumento demografico, che appunto c'erano più persone da amministrare, da gestire, portava anche a un'espansione e a un riassetto della società che necessitava di nuove forme di governo, adatte appunto alla gestione di queste nuove città. Le poleis potevano avere caratteristiche e tratti differenti, però avevano due elementi sostanzialmente in comune. Uno, l'acropoli, ovvero la città alta, dove si concentravano i principali edifici sacri, e due, l'agora, la piazza centrale posta nella città bassa, centro politico, civile e commerciale, sede del mercato e dell'assemblea cittadina. Questi punti sono stati poi anche evoluti nella urbanistica successiva delle varie popolazioni, delle varie epoche successive, e il fatto che ci sia una grande piazza e un punto dove si concentrano le sedi del potere sono dei tratti che possiamo trovare anche in senso largo anche nelle urbanistiche, nelle città attuali.
Una caratteristica fondamentale della civiltà greca era il tipo di governo. Era un tipo di governo affidato ai cittadini stessi, non già in senso democratico, ma potremmo dire una sorta di prototipo della democrazia. Infatti, i cittadini potevano riunirsi, discutere e decidere le sorti della comunità. Però questi cittadini non erano tutta la popolazione della città, bensì coloro che avevano almeno il padre cittadino. Successivamente, la condizione per partecipare alla vita cittadina era il fatto di avere padre e madre, quindi avere tutti i genitori di origine greca. Ecco, però purtroppo, per esempio, donne, stranieri, schiavi erano esclusi perché era una civiltà maschilista, una civiltà arcaica che aveva già una buona base verso la democrazia, ma non era ancora prettamente democratica. Perciò si poteva dire che era partecipata, ma nel suo nucleo era aristocratica. Ok, l'aristocrazia è proprio, come c'è scritto pagina 86, il potere dei migliori. Il termine appunto indica il gruppo sociale costituito da coloro che per diritto di sangue appartengono alla classe più elevata della società. Ogni polis cosa poteva fare? Poteva fare le proprie leggi, poteva coniare, battere la propria moneta, decidere di fondare colonie, stabilire la pace o la guerra, e decidere appunto di essere indipendenti, di autonomi, di avere un tipo di governo molto diverso dal tipo di governo che si affidava ad un solo sovrano. Per questo infatti nella mentalità delle polis greche nacque una sorta di idea di superiorità proprio da un punto di vista dell'ordinamento giuridico del tipo di governo che li innalzava rispetto a tutti gli altri, che venivano così definiti barbari. Il termine che noi utilizziamo barbaro per dire rozzo o grezzo viene proprio da questo termine, ma i barbaroi, i barbari, venivano definiti tali dalla parola barbar, straniero, voce che imita il suono delle lingue straniere, percepito dai greci come duro e indistinto, come se balbettassero sostanzialmente. La Grecia dell'età arcaica si proiettava quindi in una sorta di espansione che comportava la creazione di nuove colonie. Queste colonie, rispetto alla prima colonizzazione, non si crearono più nella costa dell'Asia Minore, bensì si proiettarono verso le coste dell'attuale Sud Italia e dell'attuale Francia, dell'attuale Spagna e per esempio anche delle coste dell'attuale Tunisia. Questo comportò proprio la caratterizzazione che conosciamo anche ancora ad oggi, insomma, del Sud Italia. Molte città, appunto, vediamo Siracusa, viene in mente Agrigento, Reggio, Catania, Messina, Napoli stessa, Taranto, Crotone, sono tutte città originate da questa colonizzazione greca che ha portato proprio un successo e un benessere che ha reso queste città floride e che le hanno designate come città della Magna Grecia, ovvero Grande Grecia. Ma come avveniva la fondazione di una colonia? Era il governo della polis stessa a decidere chi dovesse partecipare alla fondazione di una colonia, a nominare un fondatore che veniva chiamato ecista e a fornire i mezzi. Di solito si trattava di un personaggio in vista che veniva incaricato di organizzare la vita politica e religiosa della nuova città secondo gli usi della madre patria, e questo era fondamentale per poter portare la grecità, proprio il senso ellenico, negli stati, nelle zone anzi che si andava a colonizzare. Venivano così duplicati e replicati l'ordinamento giuridico, il tipo di governo e l'assetto amministrativo. Ciò favorì la diffusione della cultura e delle istituzioni greche in un'area geografica molto ampia. Questa espansione però non fu solo pacifica, infatti i greci
entrarono in contatto e spesso in scontro con altre civiltà, ovviamente i Fenici, che da secolo praticavano i commerci nel Mediterraneo e avevano fondato molte colonie in competizione con quelle greche. Pensiamo per esempio in Spagna a Malaga, che era stata fondata dai Fenici, adesso ha una nuova colonizzazione, ecco, dai Greci. E poi anche gli Etruschi, che in questo periodo dominavano nell'Italia centrale. Senza andare lontano, ricordo per esempio che qualche anno fa, visitando il Museo Archeologico Storico di Adria, ho scoperto appunto che anche la città di Adria e tutta la costa dell'Adriatico veniva spesso visitata dalle navi mercantili greche, con cui si instauravano rapporti anche duraturi. La seconda colonizzazione ebbe anche delle ripercussioni, delle conseguenze molto positive per tutte le polis. Infatti ci fu un incremento delle attività artigianali e degli scambi. Tutte le città greche mantenevano rapporti d'affari con il mondo delle colonie. Era un collegamento che non andava mai, quasi mai almeno, a interrompersi. Poi, tra l'altro, questo comportò un'evoluzione da un'economia prettamente a carattere agricolo e pastorale ad un'economia a carattere commerciale, destinata ad espandersi in gran parte del Mediterraneo. Tutti questi scambi però non potevano avvenire solamente con il baratto, perciò venne introdotto l'uso della moneta. Per la nascita della moneta vi consiglio di leggere, anzi vi proprio esorto bene a leggere, pagina 88, il riquadro La nascita della moneta, perché forse noi non ci riflettiamo mai abbastanza, però le monete, per come le conosciamo noi, sì, sono anche di carattere nominale, quindi sono ovviamente di poco valore, però rappresentano un qualcosa di nominale, un po' come anche le banconote, no? Mentre una volta le monete potevano essere monete d'oro, potevano essere monete anche di valore molto alto, perché erano fatte da effettivamente tot valore di metallo prezioso, quindi era un valore intrinseco, non nominale. Queste evoluzioni sociali portarono alla formazione di una nuova classe di ricchi, quindi di imprenditori, artigiani, commercianti, mercanti benestanti, che formarono, insieme magari anche contadini, ai braccianti e ai pastori, una nuova classe, il demos, che demos, come magari voi sapete da democrazia, vuol dire popolo, democrazia vuol dire potere, crazia, del demos, del popolo. Infatti questa era una nuova classe sociale che però era ancora esclusa dall'esercizio del potere, perché questo era in mano agli aristocratici. Tuttavia, tra l'VIII e il VII secolo, il demos ebbe sempre più rilievo nella vita politica di molte città greche, soprattutto a causa dei mutamenti avvenuti nella composizione dell'esercito. Infatti, la cavalleria degli aristocratici, tipicamente dell'aristocrazia, fu gradualmente sostituita dagli opliti, guerrieri appiedati e muniti di scudo, dal greco hoplon, e di un'armatura pesante, che combattevano in formazione serrata, la falange. Quindi, se l'esercito era prevalentemente costituito dal demos, la difesa dello Stato era perpetuata dal popolo, e quindi effettivamente il popolo acquistava più rilevanza sociale anche nelle decisioni. Tra l'aristocrazia e il demos nacque così una frizione, in quanto il demos chiedeva una parità di diritti e di doveri di fronte alla legge. Pensate, se partecipavano prevalentemente alla difesa dello Stato, volevano anche avere dei loro diritti, una sorta di parità. Ecco, la giustizia però era amministrata dall'aristocrazia. Fu così che il demos, proseguendo la storia della Grecia arcaica, possiamo vedere che acquisisce una sorta di competenza, di consapevolezza giuridica, che portò al successo della loro richiesta di maggiori diritti e di un qualcosa che fosse istituito, che fosse fisso, che fosse uguale per tutti. Quindi si arrivò alla stesura di leggi scritte. Questo è un passo fondamentale non solo per la storia greca, bensì per la storia
mondiale, in quanto la formazione delle leggi scritte, vabbè, pensiamo magari qualcosa era già stato fatto anche con Hammurabi, ma questo è un passo successivo perché non era un qualcosa determinato da un sovrano, da una popolazione delle civiltà mesopotamiche, quindi inizialmente evolute ma ancora di un periodo dell'epoca umana arretrata, bensì è un passo importante proprio per l'idea di Stato, cioè di una concezione collettiva e pubblica delle poleis e delle sue istituzioni. Questo passo in avanti purtroppo però non fermò la volontà di alcuni individui di andare al potere. Infatti da questo tipo di aristocrazia si passò a una timocrazia, ovvero a un tipo di governo basato sulla ricchezza, ovvero sul censo. Si trattava comunque di una sorta di oligarchia, cioè di un potere che era in mano a pochi individui. Non si può infatti parlare di democrazia quando il governo è affidato solo a una ristretta cerchia di persone, fossero aristocratici o ricchi. Però questo stato di cose favorì intorno al 650 a.C. la nascita di un nuovo fenomeno politico, la tirannide. La tirannide, voi magari lo conoscete soprattutto per gli esiti contemporanei, venendo magari dagli studi della terza media, potete conoscere i governi totalitari e dittatoriali. La tirannia è quella forma di governo in cui il potere politico, giudiziario e militare si concentra solo nelle mani di un unico individuo, il tiranno, che non è soggetto a nessun controllo da parte della comunità. La tirannia si instaurava quando, approfittandosi del clima di instabilità che poteva instaurarsi nelle poleis, alcuni individui molto ambiziosi, con metodi poco ortodossi e molto violenti, riuscivano a raggiungere il potere. Questo periodo però di tirannie, oligarchie, timocrazie non durò a lungo perché due città fondamentalmente ottennero un prestigio maggiore, ebbero un'espansione maggiore e tornarono a una sorta di o aristocrazia o democrazia. Di che sto parlando? Di due città che probabilmente avrete sentito molto o che vi ricorderete addirittura dai tempi sia dell'elementare ma anche della prima media. I due diversi modelli di governo che parlavo, di cui parlavo appena adesso, sono rappresentati da queste due città, Sparta e Atene. Sparta era conservatrice e aristocratica, mentre Atene era innovatrice e democratica. Vedremo che lo scontro tra queste due città non era solo da un punto di vista militare, ma era anche da un punto di vista proprio di concezione della forma di governo e quindi dello statuto stesso dell'essere città, dell'essere cittadini attorno a un'entità chiamata città. Per questo è tutto, abbiamo fatto tutta questa unità, importante soprattutto adesso per poi approdare ad Atene e Sparta, che sono il vivo della sono proprio il fulcro della civiltà greca. Buon pomeriggio e arrivederci.